Ciao, sono Mao. FILA e MUBA, Museo dei Bambini di Milano, presentano un laboratorio creativo dal titolo Verbi 3D. Questo laboratorio è particolarmente interessante e ha come scopo quello di lavorare intorno all'immaginazione, all'astrazione e alla manualità. Per realizzare il laboratorio abbiamo bisogno di filo di ferro, o fil di rame, o filo di ottone, o filo di alluminio, pasta per modellare o per giocare e un libro contenente tante parole e poche immagini. Iniziamo il laboratorio alla ricerca di un verbo e usiamo il libro come miglior strumento per trovarlo. Ad esempio, lo apro a caso, pagina a sinistra, secondo verbo individuato, correre. Che idee mi fa venire in mente questo verbo? Mi fa venire in mente prato, scarpe, gambe, capelli al vento. Scegliamo una di queste immagini e proviamo a rappresentarla in modo tridimensionale. Scelgo di rappresentare il verbo correre attraverso l'immagine dei capelli al vento. Prendo del filo di alluminio e inizio a dar forma a un'immagine di un omino che corre. E mi piacerebbe poi rappresentare i capelli biondi che svolazzano al vento. Ecco, ho fatto le gambe proprio sollevate così dall'idea del correre, le braccia una avanti, una dietro, perfetto, è terminato. Ecco lo scheletro del mio omino che sta correndo. A questo punto la struttura base è terminata e posso ricoprire la struttura con pasta modellabile. Do proprio la forma dell'omino che corre attraverso la modellazione del proprio corpo. Sto terminando gli ultimi capelli, intanto ho ricoperto tutto l'omino di un color bianco, gli ho fatto due occhi azzurri e un naso molto pronunciato. L'ho lasciato correre sull'erba perché per me correre è anche aria aperta e sto finendo di fargli i capelli biondi, capelli come vorremmo fare fluenti e al vento. Sicuramente la rappresentazione del verbo correre che avevo in mente sta prendendo forma, si è tridimensionalizzata. Ecco il mio signore con i capelli al vento. È un correre veloce. Ognuno può rappresentare il verbo come meglio crede. Capelli al vento può essere questa espressione, ma l'espressione del correre potrebbe essere anche questa, delle orme che vengono lasciate in una strada, in modo più astratto. L'idea o il verbo di sognare potrebbe essere legata a un cuscino, ma potrebbe essere legata anche a qualcuno che dorme e che ha dei sogni che entrano o che escono dalla propria testa. Questa potrebbe essere la rappresentazione di crescere. Oppure il verbo giocare, il verbo raccontare, il verbo imparare. Ognuno può rappresentare il verbo come desidera. L'importante è tridimensionalizzarlo. Alla fine possiamo creare una mostra in classe con tutte le rappresentazioni fatte dei verbi individuati a caso sul libro. Vi ringrazio e vi auguro buoni verbi 3D a tutti. Arrivederci.